In Campania il nuovo anno scolastico ha visto la diminuzione del numero degli alunni. Secondo i dati del MIUR, al 27 agosto in provincia di Salerno sono 159.855 gli iscritti alle scuole statali di ogni ordine e grado. Rispetto all'anno scorso la perdita si aggira intorno alle 2.000 unità. Ma per la Campania, oltre al decremento legato alla denatalità, c'è anche il problema della dispersione scolastica. La regione è al secondo posto per tasso di abbandono, 29,2%, dal 1995 al 2013-2014, ben oltre la media nazionale che si attesta al 24,7%, e dietro solo la Sardegna che raggiunge il 33%. Uno degli strumenti adottati per combattere il fenomeno è il progetto Scuola Viva, finanziato dalla Regione Campania. Noi abbiamo ormai in Italia un'emergenza educativa, in modo particolare nelle aree più a rischio, nei quartieri popolari ai quali non c'è un punto di aggregazione. Quindi tenere una scuola aperta, consentire a ragazze e ragazzi di fare stage formativi, seminari di teatro, laboratori di ceramica, è veramente un modo per aggregare i ragazzi, aggregare le famiglie, evitare che stiano in mezzo alle strade. Questo progetto l'abbiamo pensato, per la verità, in primo luogo per i grandi quartieri della paura dell'area napoletana e casertana, ma è importante per tutte le realtà urbane. Quindi proseguiremo con Scuola Viva. Ne approfitto ovviamente per rivolgere un augurio di buon lavoro. Primo giorno per le bambine e i bambini che vanno alle medie. Buon lavoro a loro, un augurio alle famiglie, ai docenti. Sull'edilizia scolastica invece le province dicono che non hanno fondi, non ci sono più soldi, è un problema serio. Che ci siano scarse risorse per le province è un dato reale, ma bisogna anche evitare di distrarsi, come è capitato per il tasso, rispetto al quale le risorse c'erano e si è sbagliato. Per quello che ci riguarda, anche in questo caso facciamo uno sforzo enorme per consentire tutte le verifiche, soprattutto dal punto di vista sismico. Poi bisognerà fare una battaglia con il governo perché siano stanziate risorse adeguate a fare gli interventi.